Ciao a tutti, nello scorso video abbiamo visto insieme quali saranno le creative presenti all'interno dell'area Cucito su di te quest'anno ad Abilmente Vicenza. Invece in questo video vorrei concentrarmi più sui corsi che si terranno in fiera appunto all'interno dell'area Cucito su di te e che potrete seguire anche voi. La fiera, vi ricordo, si terrà dal 14 al 18 ottobre, ma prima di passare ai corsi ci sono altre due creative che devo assolutamente presentarvi perché infatti hanno confermato la loro partecipazione. Anche Sasha di Secondo Piano e Olesia di Reborn in Italy. Sasha ha un blog di cucito che è molto seguito e che appunto si chiama Secondo Piano e all'interno di questo blog vuole promuovere la moda sostenibile, quindi la moda slow e il fai da te in contrasto con la fast fashion. I progetti che propone sono pensati per tutti i livelli, quindi sono alla portata di tutti e sono di grandissima ispirazione perché prova sempre tecniche nuove. Infatti è molto interessante seguirla e in più il suo stile è molto elegante, molto pulito e mi piace veramente tantissimo. Piccola chicca, ha fatto uscire la sua linea di cartamodelli. Con Sasha in fiera potrete scegliere tra due workshop, infatti ha pensato a due corsi con livelli di difficoltà differenti. Il primo è una gonna drapeggiata che è adatta anche ai principianti, mentre il secondo è un pantalone ampio con cinta in vita che richiede un pochettino di esperienza in più con la macchina a cucire, quindi è un livello intermedio. Olesia è la tutor e modellista di Reborn in Italy, che oltre ad essere un piccolo brand è anche un progetto molto più ampio e veramente interessante. E si parla di moda etica non solo sostenibile, quindi oltre a materiali di recupero che vengono utilizzati per realizzare i capi sono realizzati da donne che sono sopravvissute alla guerra, all'esodo e alla vita in strada. Quindi Reborn in Italy è un modo per dare la possibilità a queste donne di costruirsi un futuro in Italia e ogni capo è speciale proprio perché è firmato dalla donna che l'ha realizzato. Anche lei in fiera propone due workshop, uno è una mini bag in pelle di recupero, quindi appunto un tessuto recuperato, ed è un unico pezzo di pelle che poi viene assemblato senza cuciture, infatti è molto interessante come progetto. L'altro invece è un beauty case che può sembrare un progetto un pochettino più classico, però vi dà la possibilità di imparare a cucire anche una zip. Ma ora veniamo anche alle altre creative e a quali saranno i corsi che propongono loro in fiera. Allora, Ianne di Noiolia proporrà tre workshop tutti di abbigliamento, quindi sono tre capi di abbigliamento tutti in jersey, quindi potrete utilizzare la taglia Cuci che in tantissime so che non vedete l'ora di provare. E questi capi sono una sciarpa, una t-shirt e un pantalone. I corsi possono essere seguiti separatamente, però per un percorso più completo Ianne consiglia di seguirli tutti e tre. Comunque sono pensati per i principianti. Anche Valeria di Studio Comodo propone un corso pensato per i principianti e si tratta di una fusciacca e in questo caso potete scegliere se realizzarla con il modello base di Valeria oppure su misura. Michele e Gloria di Filotrama invece vi propongono una blusa, partirete dal piazzamento del cartamodello su stoffa, potrete tagliare e cucire la vostra blusa in taglia unica. Con Cristina di InToWoo realizzerete un marsupio sartoriale simile a quello che vi lascio qui in foto. Si tratta di un modello con 6 dettagli rifiniti, quindi è pensato per chi ha già un pochettino di esperienza con la macchina da cucire, quindi anche in questo caso il livello intermedio. Assieme a Martina di Tulip avrete l'opportunità invece di imparare a dipingere la stoffa. È un corso veramente originale che vi porterà anche a viaggiare un pochettino insieme a Martina. Con Luca e Agnese di Messier Animaux invece potete scegliere se realizzare un uccellino veramente delizioso oppure un coniglietto che se non sbaglio dovrebbe essere anche una lampada. Comunque vi lascio le foto di riferimento per farvi capire quali sono appunto i modelli del corso e potrete appunto tornare bambini insieme a loro realizzando uno di questi due animali. Questi sono tutti i corsi che troverete all'interno dell'area Cucito su di te e la prenotazione dei corsi, vi ricordo, è obbligatoria e quindi giù in descrizione vi lascio il link al catalogo corsi sul sito di Abilmente per prenotare quello che più vi interessa. Per non perdere i prossimi aggiornamenti sulla fiera o comunque tutte le novità, io vi invito a seguire Abilmente sui social, trovate sempre giù in descrizione i link per seguirli su Facebook e su Instagram. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo in fiera. Ciao!